Allora, Cizur, perdonatemi, ma io la pronuncio in questo modo. Mi ha inviato questo quadernino bello fine, nel senso che la qualità è alta. Fabio, ma con la tecnologia che si vede nei tuoi noiosi video, cosa caspita non c'entrano dei fogli cartacei? Bene, ragazzuoli, queste pagine sono ottimizzate, fra virgolette, perché alla fin fine cellulosa rimane, per scannerizzare lo scritto che viene prodotto, così da avere un blocco note digitale. È una cosa banalissima che tutti possono fare e anche velocemente. Ora vi mostro come funziona. Si scarica innanzitutto l'app dedicata sul proprio Android o iOS. Mentre attendo lo scaricamento, ho una pessima connessione, vi dico due cosette su questo marchio. È orientato all'ufficio e allo studio, insomma, alla produttività. Mette a disposizione apparecchi che vanno a scannerizzare i vostri libri, documenti, fogli. E mi hanno chiesto anche se ne volessi provare uno di questi, ma magari più in là ve lo porto, se ci vediamo un po' come funzionano. Perfetto, l'app è pronta. Adesso questo ve lo mostro più in dettaglio, più che altro visivamente. Un prodotto sicuramente curato. Questa copertina è in pelle più, acronimo che sta per poliuretano. Sono 96 fogli con stampa fronte e retro, perciò 192 spazi dove poter scrivere o disegnare. Tutte le misure precise ve le metto in descrizione. Adesso fatemi annotare qualcosa così posso fare la dimostrazione. Non fate tanto caso a cosa metto, è una lista delle spese che ho sostenuto finora per la mia collezione di carte Pokémon. Presto ne saprete di più con un video veramente, ma veramente particolare per il canale. E eccoci al vero vantaggio. Innanzitutto registratevi con email e password, poi fate verificare l'iscrizione attraverso il codice che vi mandano per posta elettronica. Ecco la schermata principale dove andrete a selezionare il tipo di prodotto in vostro possesso. Viene dato un avviso con segnalato che avrete a disposizione 50 scannerizzazioni. Per estenderle basta applicare il codice stampato sull'etichetta della confezione, perciò non buttatela, altrimenti vi perdete un bel numero. Dopodiché date un nome al quadernino e successivamente potete aggiungerne altri per una migliore suddivisione. Cercate il più possibile di inquadrare bene, vi segnalerà l'app qual è il momento giusto per lo scatto e se è venuta male, come nel mio caso, si elimina e si rifà. E tranquilli che non va a sottrarre quel numero a disposizione di scannerizzazioni. Le usa solo per quando le pagine vengono salvate, logicamente. Va bene, mi basta così, dai. Cercate magari di fare le foto in ambienti luminosi, non come il mio. Una volta pronta la pagina l'avrete conservata nel blocco note. Potete anche fare un'esportazione in PDF. Con l'OCR avete questa funzione che consente di portare il testo alla completa digitalizzazione, nel vero senso della parola. Cosa comodissima, così se volete condividere il contenuto sarà più semplice per gli altri capire di che cosa si tratta. Supporta 12 lingue, fra cui chiaramente la nostra, altrimenti non sarebbe venuto questo risultato. Non c'è altro da dire. Oddio, dovrei dire che questa chicca può essere fatta già con degli strumenti integrati nel sistema operativo del dispositivo. Penso a iOS 15 che ha introdotto l'OCR nelle foto, anche con delle funzioni in più. Però questo metodo si differenzia perché è un qualcosa di più organizzato. Mettetela così. Avete questo quadernino dove riponete le vostre informazioni, dove tutte queste informazioni verranno salvate su un cloud da 10 GB in modo da averle sempre disponibili. In descrizione trovate tutto quanto. Per fare il commerciale vi invito a lasciare, vabbè, le solite cose, no? Un bel mi piace. Magari l'iscrizione sotto a questo video. A presto!